Siamo a Olle di Borgo Valsugana, dove oggi si festeggiano i 100 anni delle campane della chiesa del paese. Queste campane hanno una storia molto particolare. Edoardo Rosso ha realizzato un video in cui ne racconta la storia. Edoardo. Era importante fare memoria di questo evento che si impernia su una impresa epica dei nostri giovani del 1920 che andarono sui valloni della Val Caldiera, precisamente sullo spiazzo antistante lo Stollen del Prete, per recuperare la canna di un mortaio austriaco e trascinarla a valle e nasconderla qui in chiesa con l'obiettivo di ricavarne le nuove campane. L'operazione richiese oltre un anno per le questioni burocratiche, ma anche perché questo fenomeno, chiamiamolo così, di requisizione delle campane da parte dell'impero austro-ungarico per ricavarne cannoni aveva interessato un po' tutta la provincia. Quindi ci saranno state, immagino, delle precedenze, prima di tutto il Duomo di Trento che già nel dicembre del 1920 aveva riattivato le nuove campane. Qui partirono un paio di anni dopo. Comunque oggi era importante ricordare il 26 giugno del 1921, vale a dire 100 anni come ieri, quando le campane furono portate qui davanti dove siamo noi adesso e benedette dall'allora parroco in attesa di essere installate sul campanile. Sono contento che oggi ci sia stata questa partecipazione di una notevole rappresentanza di alpini di Olle e di Borgo e anche dei nostri amici della montagna che per la loro attività frequentano l'ambiente tipico dei ragazzi di quell'epoca. Grazie Edoardo.